Provo ad inserire l'allarme, ma non ci riesco. È tutto regolare, non vedo anomalie in tastiera, faccio il codice, avvicino la chiave, uso il radiocomando, qualsiasi cosa vogliate usare per accendere e spegnere. Morale della favola, non funziona. Per quale ragione io non riesco ad inserire il sistema d'allarme in assenza di anomalie? I motivi possono essere svariati e potrebbe addirittura l'installatore non saperli tutti e quindi non aver previsto determinate eventualità. La maggior parte dei sistemi d'allarme seri, innanzitutto, permette all'installatore di abilitare una funzione che impedisca all'utente di attivare il sistema di sicurezza in presenza di una qualsiasi anomalia. L'anomalia che può essere una batteria bassa, che può essere un guasto, che può essere la mancanza di connessione internet, per cui bisogna stare un po' attenti quando si abilita questa funzione. Il blocco di inserimento su anomalia va fatto con criterio, di modo che piccole anomalie, come per esempio la caduta della linea fissa o la caduta dell'LAN, non blocchino il sistema di sicurezza, che potrebbe funzionare benissimo. In ogni caso, il controllo sulle anomalie è un controllo importante ed effettivamente quasi nessun utente finale va a leggere la tastiera quotidianamente, per cui impedirgli di inserire l'allarme perché la batteria è bassa potrebbe essere un ottimo modo per richiamare la sua attenzione sul problema e quindi sul fatto di chiamare il proprio installatore a fare manutenzione. In alternativa, e questo lo trovo decisamente più intelligente, molti installatori mettono un blocco all'inserimento se una determinata zona è aperta, una o più determinate zone. In effetti non è male che l'antifurto si rifiuti di inserirsi o comunque lo faccia ma segnalandovi sonoramente che non va bene se voi avete lasciato una finestra aperta, perché caspita, è un dovere del sistema di sicurezza ricordarvi che le porte sono aperte, per cui questo potrebbe essere. Normalmente però a quel punto sarebbe buona cosa creare un pop-up o una scritta che vi indichi sulla tastiera le zone aperte e quali. Per esempio Satel permette una bellissima cosa con la sua tastiera di punta TSI, per cui noi vediamo in diretta quali sono le zone aperte, quindi dici: cazzo, non posso inserire che c'è aperta finestra cucina, finestra bagno, gira, dici di tutto a tua moglie, siete lì con i sacchetti, dovete uscire, e quindi vi permette di identificare le zone e di chiuderle. Una zona aperta o più zone aperte potrebbero essere la causa del mancato inserimento del vostro sistema di sicurezza. Infine, potrebbe essere colpa vostra o del vostro cliente. Infatti mi sono reso conto che spesso e volentieri il cliente finale impara solo veramente il minimo indispensabile. C'è tutta una corrente di pensiero che pensa che al cliente serva sapere semplicemente accendere e spegnere e che chi gli fa apprezzare questo più qualche servizio extra gli venderà il sistema d'allarme. Io non sono assolutamente d'accordo, i numeri potrebbero non darmi ragione, ma non di soli numeri siamo fatti. Perché? Perché il cliente finale impara ciò che noi gli insegniamo. Il cliente finale ha bisogno di ciò che noi gli diciamo che possiamo realizzare. È chiaro che se io ti dico: guarda, come si deve l'allarme, puoi solo accendere e spegnere, e tu non chiederai mai qualcosa di più. Posso solo accendere e spegnere, imparo quello. In realtà ci sono possibilità di partizioni, di aree, di combinazioni infinite usando un sistema di sicurezza minimo serio. E se poi il cliente non viene adeguatamente istruito, nel momento in cui gli verrà lo schizzo di leggersi le istruzioni e farlo da solo, potrebbe non riuscire a inserire il sistema di sicurezza in modalità parziale perché voi non l'avete programmato, perché non gli avete insegnato come fare, per mille altre ragioni che vi obbligheranno a tornare al cliente. Istruire un cliente su tutto ciò che gli può servire, non sul minimo indispensabile per non avere problemi, è il primo dovere dell'installatore ed è anche quel modo che gli farà vendere sicuramente più impianti. Ciao!